Ciao, buongiorno. Oggi ho fatto una lezione in laboratorio di 2 ore con un mio allievo che è un decoratore professionista e che è venuto appositamente per rinfrescarsi un po' la memoria, ma anche per praticare. Quindi abbiamo provato a realizzare degli ovoli dipinti in trompe-l'œil. Abbiamo preso in esame 4 ovoli in trompe-l'œil, abbiamo terminato e diciamo messo a fuoco i 2 centrali proprio per una questione di tempo, perché tanto l'importante era capire, di nuovo ricordarci le regole, i principi e provare a mettere a fuoco tutto come si potevano andare a realizzare. Molte persone nel tempo mi chiedono delle mie lezioni per imparare alla decorazione del trompe-l'œil e molte che magari non vivono a Torino, che non sono vicine, mi scrivono: ah, peccato che sei lontano. Ma molte invece non si curano di questo particolare e fanno lezioni online. Voglio dirlo perché bisogna iniziare a vincere questo pregiudizio che c'è diffuso e che io in prima persona avevo sull'online, e che se non fosse arrivato il Covid quando è arrivato, probabilmente non sarei neanche qua a lavorare in questo modo. Ma in realtà online la didattica, la formazione e la pittura si può fare benissimo, perché diciamo strutturalmente con le cam diverse con le quali io lavoro è efficace la visione e ci possiamo lavorare proprio insieme. È ovvio che non potremo mai fare delle cose importanti, ma come in questa lezione oggi, che non abbiamo fatto una facciata ma abbiamo fatto 2 ovuli che uno può poi riproporre per lunghe metrature, si può fare andando a studiare il particolare e avendo poi la possibilità di ampliare il discorso delle lezioni, della lezione a superfici più grandi. Quindi in autunno io certamente farò un workshop di trompe-l'œil base online, quindi chiunque potrà registrarsi e partecipare, ma in generale in tutta l'anno, diciamo scolastico tra virgolette, faccio lezioni in presenza dal vivo e lezioni in presenza individuali online. Quindi se sei interessato o interessata hai queste 2 possibilità, e non usare la scusa del fatto che sei lontano o lontana, perché oggi possiamo essere tranquillamente gomito gomito se lo si vuole veramente. Ti auguro un buonissimo weekend, ci vediamo spesso, sì, ci vediamo però anche presto. Ciao.